Andiamo. Non te lo sei mai chiesto? Che altro c'è là fuori? Caspita! Ci sono meraviglie. Che bello però! Oltre. Ah, questo l'ho visto dalle foto promozionali che hanno le corna da alce. Io lo sento. Una specie di hobbit? Prima del re. Wow. Prima della compagnia. Ah, l'ha presa al volo? E gliela tirata indietro? Absolute mad lad. Cos'è? Cos'era quella figata? Quello so che è Elrond. Oh, madonna. Quella è una mano da hobbit. Scommetto tutto quello che vuoi che quella è una mano da pre-hobbit. La madonna, che trailer potentissimo. No, no, fermi, fermi. Io ho bisogno di vedere altre cose. Ho bisogno di vedere altre cose. Prima di tutto, questa... cioè, sta vista è incredibile. Non so cosa sia, perché potrebbe essere qualsiasi cosa. Non so se dovrebbe essere Rifugi Oscuri, perché lo stile mi ricorda un po' così a prima vista quello dei Rifugi Oscuri da cui partivano Frodo, Bilbo e Gandalf alla fine proprio del Ritorno del Re, solo che... boh, ci sono statue, robe che non si sa, in effetti potrebbero anche essere andate perse. Sicuro poi dovrò andare un po' più in dettaglio, però a livello visivo mi piace veramente, veramente tantissimo. Poi ho un po' il fetish per l'acqua, se mi metti location di mare, acqua, così mi fai contento. Sono molto curioso se questo sia effettivamente un precursore degli Hobbit o qualcosa del simile. Mi sembra che abbia tipo delle ghiande, robe in testa, quindi mi sa di qualcosa di molto legato alla natura ad un livello quasi primordiale. Tra l'altro sta creatura, io non penso di aver mai visto qualcosa di simile, quindi c'è sicuro se ne parla e quindi dovrò analizzarlo un po' per capire di cosa si tratta, perché non so, potrebbe essere qualche precursore dei troll o robe simili. È molto molto figa e interessante, mi piace da morire per come è realizzata. Contanto che di solito queste creature nei trailer che non sono ancora finiti hanno una CGI un po' del caspero, già vederlo così figo qui mi fa sperare bene. Allora... prime impressioni decisamente positive, mi ha messo un hype della Madonna a vedere queste cose qui. È stato secondo me un bellissimo teaser trailer perché secondo me capita spesso che molti teaser trailer magari ti facciano vedere pochissime scene estese che si concentrino su un numero limitato, 3-4 scene che ti fanno vedere per magari una ventina di secondi. Questo invece è stato un continuo rush di tante scene, di tanti personaggi, di tanti eventi, ed è quello che secondo me un teaser dovrebbe essere. Mi mostri tante cose che non capisco, che però mi mettono una scimmia incredibile. A me piace molto perché si preannuncia veramente una epopea fantastica, degna secondo me di una storia come Il Signore degli Anelli, che però non sarà la trilogia di Jackson. E secondo me questa è una cosa che tutti dovrebbero capire il prima possibile, che questa non sarà la trilogia di Jackson estesa a più stagioni, ma è un prodotto completamente nuovo. Perché già in questi giorni che sono uscite le prime immagini, quelle su Vanity Fair che avevano mostrato i personaggi e le prime scene, la gente è andata fuori testa perché si aspetta, cioè essenzialmente si aspettava veramente tanto che fosse Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ma questo è un prodotto completamente diverso. E dovete capire che una cosa come la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson non l'avremmo mai più. Quindi io, piuttosto che disperarmi per le cose che non abbiamo, preferisco guardare a quello che ci viene mostrato davanti. È vero, è ancora presto per giudicare, perché a livello di trama, a livello di come sarà sceneggiato il tutto, delle scelte che faranno, non abbiamo come dirlo da un teaser trailer. Però già queste prime cose, a livello di mondo e di personaggi, mi incuriosisce e, ripeto, è quello che un teaser trailer dovrebbe fare, è teaserti, metterti la curiosità per quello che stai per vedere. E se tu mi fai vedere comunque un bel mondo fantasy, creature che non vedo l'ora di scoprire come quella specie di prototroll o quel che poi dovrò andare a studiarmi per bene, mi fai vedere elfi, mi fai vedere nani, quelli che forse sono gli hobbit, perché secondo me quella scena finale con la manina piccola e la mano grande serve proprio per indirizzarti verso gli hobbit. Caspita, mi metti la curiosità di scoprire dove andrà a parare tutto quanto. E se quello fosse un hobbit, sono davvero contento che non abbiano fatto proprio la cosa più semplice, che era farti vedere magari già la contea com'era anni addietro e fare un po' di fanservice becero. Invece ti ho detto, sì, guarda, ci sono gli hobbit, però non sono la cosa fondamentale, sono di sottofondo, c'è tant'altro. A me già le immagini di Vanity Fair erano piaciute molto.
È vero, sono d'accordo con chi dice che forse qua sembrano un po' tutti troppo pettinati, tutti perfetti, mentre invece nel Signore degli Anelli, la trilogia di Jackson, si respirava quel senso di usura, ma nel senso di oggetti usati, il fatto che tutti quanti avessero delle armature che sembravano indossate, dei vestiti che sapevano di anni che le hanno portate per anni, e il tutto ti dava un livello di realismo veramente, veramente fantastico. Ma ovviamente la gente stava andando a giudicare delle immagini promozionali, che le immagini promozionali sono fatte apposta per quello, erano delle immagini per Vanity Fair, non erano delle immagini prese direttamente dai frame della serie. Io già qui mi è sembrato comunque di ritornare un po' a quelle origini, perché per quello che ho visto un po' rapidamente, poi ovviamente a breve mi metterò all'opera sull'analisi, quella cicciosa frame by frame, ma da quel che ho visto, già qua i personaggi comunque li ho visti sporchi, li ho visti pieni di tagli, di lividi, le mani finali erano veramente sporche tutto quanto, e anche quando c'era quella che forse era Galadriel, non lo so, la ragazza bionda sulla neve che si stava arrampicando con il coltello nel fianco della montagna, la sua armatura, la vedevi che era un'armatura appunto indossata, un po' grezza, che aveva la cotta di maglia che un po' si rompeva di qua e là, c'erano dei buchi nei vestiti e sulla testa e tutto quanto. Quindi, secondo me, quel senso di vissuto che i personaggi avevano nel Signore degli Anelli, già da queste prime immagini riesco a sentirlo anche qui. Poi ovviamente per questo dovremmo andare a vedere nella serie finale, però è già un buon inizio. Non c'è stato detto molto dal punto di vista della trama in questo primo teaser, ma ci sta, è un teaser, non deve raccontarti la trama, ma deve più che altro indirizzarti verso di essa. Questo è stato incentrato sui luoghi e sui personaggi, e per quello che ci è stato mostrato di luoghi e di personaggi, a me piacciono veramente, veramente tanto. Dovrò poi andare a vedere nell'analisi frame by frame se la principessa dei nani ha davvero la barba, che la gente sta facendo un casino incredibile perché la principessa dei nani non ha la barba, ma secondo me in realtà ce le ha, perché io nelle foto mi è sembrato di intravedere un po' di peluria a mo' di bassette, che era come, se vi ricordate, avevano la barba le nane nell'Hobbit, nella trilogia dell'Hobbit. E io sono davvero curioso di sapere di più sul fantomatico elfo di colore che sta distruggendo la community di Lord of the Rings, che si stanno tutti scannando perché ma c'è una persona di colore nel mio universo fantasy dove ci sono i Balrog e c'è letteralmente Gesù che ritorna dai morti. Però signora mia, se c'è un elfo con la pelle leggermente più scura che un personaggio nuovo su cui non so assolutamente niente, non va bene. Amazon ha rovinato il Signore di Anelli, Tolkien si sta rivoltando nella tomba e signora mia non ci sono più le mezze stagioni. Boh, magari sarò stronzo io, ma io ho visto un personaggio figo che pigliava una freccia a mezz'aria e la rispediva indietro al nemico. A me non me ne frega un cazzo del colore della sua pelle. Vedo che fa quella cosa, va bene, fammi vedere altre cose, che cazzo farà, va benissimo, sono curioso, fammi vedere lui che ammazza tutti con l'arco. Ovviamente sono dell'idea che nel Signore degli Anelli non possono mancare le guerre, e già qui abbiamo avuto qualche scena che faceva presagire qualche scontro. C'era una parte dove credo che Galadriel stava cavalcando alla testa di una carica di cavalli, c'era il personaggio, l'elfo che si buttava in mezzo allo scontro, ho visto persone corazzate, quindi secondo me vedremo tanta guerra, tanto scontro e soprattutto tanta esplorazione, che è quello che io voglio un po' da questo Signore degli Anelli. Se tu mi stai raccontando la storia di prima, di quello che è venuto prima, Arda, di quello che è venuto prima nella Terra di Mezzo, fammi vedere loro che esplorano il mondo e che lo scoprono, e fammi vedere com'erano i posti che noi abbiamo conosciuto nel Signore degli Anelli prima. Quindi, per quel che mi riguarda, sono super soddisfatto, super curioso da questo teaser, per cui avevo molta paura. Per adesso mi piace quello che vedo. Ovviamente adesso mi metterò all'opera su un'analisi un po' più dettagliata per parlare un po' dei personaggi, chi saranno, cosa faranno, fermarci su ogni singolo frame, perché ho visto tantissime cose di cui non vedo l'ora di parlare. Ho visto guerre, gente nel mare, gente sulle circondata dal fuoco, nani che spaccavano rocce alla Gimli, non lo so, e voglio assolutamente capirne di più e non vedo l'ora di mettermi all'opera. Ditemi però la vostra, soprattutto a quelli che magari non sono stati convinti dalle immagini, dalle prime immagini promozionali che sono uscite. Questo teaser vi è piaciuto? Vi ha detto qualcosa di più? O continuate comunque a non essere convinti e secondo voi sarà una merda? Che per carità è assolutamente lecito. Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curioso di discutere un po' con voi.
Ma direi che per ora da me è tutto. Ci sentiamo domani o dopodomani. Adesso vedo un attimo come sono quei tempi, perché sono usciti anche altri teaser. È uscito anche il trailer di Doctor Strange, e mi devo mettere all'opera per poi appunto discutere in dettaglio della trama e fare un bel analisi e teorie come ai miei vecchi tempi. Ma per ora da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.